Lampedusa ricorda il naufragio del 3 ottobre 2013, quando persero la vita 368 migranti e 155 furono i superstiti. Timbravano ma non andavano a lavorare. Sotto inchiesta per assenteismo 101 dipendenti della RAP di Palermo. Come ogni martedì torna all'interno del TG8 la rubrica Secondo me, a cura del dottor Riccardo La Rosa. Il titolo di oggi, Una pesca al giorno. All'ISMET di Palermo, il primo trapianto in Sicilia di rene fra pazienti con gruppi sanguigni diversi. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele8. Lo avete sentito nei titoli, Lampedusa ricorda il naufragio del 3 ottobre 2013 quando persero la vita 368 migranti e 155 furono i superstiti. Il servizio. Nel decimo anniversario del naufragio di migranti del 3 ottobre 2013, costato la vita a 368 uomini, donne e bambini, Lampedusa continua a contare le sue vittime con cadenza quasi quotidiana. Quella di 10 anni fa fu una delle più gravi catastrofi del Mediterraneo e per non dimenticare quella tragedia è stata istituita per il 3 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Come da tradizione, la scorsa notte alle 3:15, l'ora del naufragio, sull'isola si è svolto un momento di raccoglimento. Il momento più toccante delle commemorazioni è stato come sempre alle 10:30 di questa mattina con la deposizione della corona di fiori in mare. La notte del 3 ottobre di 10 anni fa, i naufraghi somali ed eritrei erano quasi arrivati a Lampedusa. Di fronte all'isola dei Conigli, per segnalare la loro posizione, incendiarono una coperta. Le fiamme si propagarono subito, 368 i migranti morti, 155 i superstiti, ma la conta dei morti non è mai terminata. Timbravano ma non andavano a lavorare. Sotto inchiesta per assenteismo 101 dipendenti della RAP di Palermo. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. A 18 di loro i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I furbetti del cartellino timbravano il badge e poco dopo uscivano senza alcun controllo. Sono accusati a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita. L'indagine, svolta dal nucleo operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria che ha presentato un esposto, lamentando furti di carburante dai mezzi della società. L'inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2023. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1.385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. I carabinieri parlano anche di un collaudato sistema e di condotte di assenteismo poste in essere in forma concorsuale tra i diversi dipendenti attraverso la reciproca condivisione dei tesserini marcatempo. Sarebbero state accertate inoltre le condotte criminose di due indagati impiegati nell'area logistica officina della sede aziendale, i quali, approfittando della diretta disponibilità dei veicoli in riparazione delle chiavi, avrebbero effettuato illeciti prelievi di carburante da svariati mezzi aziendali. Molti litri di gasolio rubati sono stati recuperati. E la RAP, l'azienda che a Palermo cura il servizio di raccolta dei rifiuti, si costituirà parte civile contro i dipendenti accusati di assenteismo. Lo annuncia il presidente dell'azienda, Giuseppe Todaro, parlando dell'inchiesta della Procura sull'assenteismo nell'azienda partecipata del Comune, nella quale sono indagati 101 dipendenti. È una vecchia indagine, ovviamente attendiamo l'esito e dove risultassero gravi inadempienze ci costituiremo parte civile, dice così il presidente.
Si allontana più volte dalla comunità, si aprono le porte del carcere per un minorenne trapanese. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 16enne trapanese in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo. Il giovane, nel luglio scorso, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri di Trapani all'interno del locale caldaia di una palazzina del quartiere Fontanelle, intento a confezionare dosi di sostanze stupefacenti. All'esito della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro crack, hashish e banconote di vario taglio per oltre 700 euro. A seguito dell'arresto, il sedicenne è stato collocato in una comunità di recupero di Castellammare del Golfo, dalla quale più volte si sarebbe allontanato in violazione delle prescrizioni imposte. A seguito delle documentate violazioni, l'autorità giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso il carcere Malaspina di Palermo. Come ogni martedì torna la rubrica Secondo me a cura del dottor Riccardo La Rosa. Il titolo di oggi: una pesca al giorno. Ascoltiamo. Finalmente in Italia la gente si è svegliata dal torpore quotidiano per mettersi a commentare. Era ora. Ma cosa si commenta? La guerra, gli sbarchi dei migranti, l'inflazione, il prezzo della benzina, le prossime elezioni, la partita? No, si commenta una pesca. La pesca è quella dello spot dei supermercati Esselunga, che sta facendo discutere i soloni del pensiero forte in Italia. Eh sì, perché sullo spot della pesca hanno parlato tutti. Psicologi, psicoanalisti, insegnanti, genitori, politici di destra e di sinistra, qualche collega criminologo. E tutti a dire che è uno spot che non va fatto guardare ai bambini perché potrebbero rimanerne turbati. I bambini turbati? Ma come? Parliamo di quegli stessi bambini a cui, per non essere disturbati, i genitori fanno vedere le peggiori trasmissioni o danno in mano loro, già da piccoli, i telefonini con la connessione a internet, dove possono vedere di tutto. E tutto questo perché nello spot c'è una bambina che usa una pesca come possibilità, come speranza, che i genitori separati possano tornare insieme. Il finimondo. Apriti cielo. Ora saremo costretti a vedere le pubblicità magari con il bollino rosso e con la scritta da guardare insieme ad un adulto. Non voglio farne una discussione tecnica, se no ci sarebbe tanto da parlare, soprattutto su quei bambini che, su suggerimento dei grandi pensatori, si ritrovano ad avere due camerette uguali in ognuna delle case dei genitori separati, che però sono case diverse e molte volte con persone diverse dentro. A che serve che la cameretta abbia gli stessi colori e gli stessi mobili di quell'altra? Lasciamo stare comunque questo. Qui quello che nessuno ha saputo o voluto cogliere è che ha vinto la comunicazione. Chi ha realizzato questo spot è un genio, tanto di cappello, ha colto nel segno e ha dimostrato che il messaggio arriva quando sono coinvolti i sentimenti. Io vedo poca televisione e non ho visto lo spot in TV, sono andato su YouTube per vederlo, ed è davvero bello. Le immagini ci ridanno un mondo che tutti vorremmo, dove i bambini non debbano soffrire, dove i genitori siano talmente intelligenti da non creare traumi ai propri figli o crearne il meno possibile durante le separazioni. Ma ripeto, ha vinto la comunicazione e in questo caso ha vinto Esselunga. Ma non sarà che una pesca al giorno toglie l'avvocato di torno? Un saluto a tutti i miei amici avvocati e anche ai miei parenti avvocati. Incidente questa mattina sulla strada provinciale 21 a Marsala. Un ultra novantenne in sella alla bicicletta, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa sull'asfalto. L'incidente è avvenuto tra Contrada d'Ammusello e il lungomare della Spagnola. L'uomo, che al manubrio aveva appeso alcuni sacchetti di plastica pieni, è rimasto a terra ed è stato soccorso dagli automobilisti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza e una pattuglia dei vigili urbani. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'anziano in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, soprattutto alla testa e agli arti. I vigili urbani hanno dovuto gestire il traffico. Si sono creati, infatti, lunghi incolonnamenti di auto. Le forze dell'ordine hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Dei primi accertamenti, però, sembrerebbe che non vi siano altri mezzi coinvolti. All'ISMET di Palermo è il primo trapianto in Sicilia di rene fra pazienti con gruppi sanguigni diversi.
Fino a qualche anno fa la compatibilità di gruppo sanguigno era considerata requisito indispensabile per l'esecuzione del trapianto. Adesso, grazie ai progressi scientifici, è possibile in alcuni casi donare un rene anche se non vi è compatibilità di gruppo sanguigno. A ricevere questo trapianto di rene all'ISMET di Palermo dopo 3 settimane di pre-trattamento è stato un paziente siciliano di 58 anni. L'organo è stato prelevato con una tecnica laparoscopica mininvasiva, favorendo una rapida guarigione per la donatrice, sua moglie di 52 anni. Dopo l'intervento, entrambi sono in buone condizioni. La donna è stata dimessa in pochi giorni e l'uomo è monitorato ambulatorialmente. È stato così avviato all'ISMET il programma di trapianto di rene da vivente fra pazienti con gruppo sanguigno non compatibile. Si tratta del primo trapianto di rene fra pazienti non compatibili eseguito in Sicilia. Altri sono già in programma e verranno eseguiti nelle prossime settimane. Il trapianto ABO incompatibile è una procedura molto diffusa negli Stati Uniti e in Giappone, ma in Italia è ancora effettuata in pochi centri. Prima dell'intervento, il paziente che ha ricevuto il trapianto è stato sottoposto a una specifica terapia, la plasmaferesi. La tecnica consiste nel rimuovere gli anticorpi anti-A o anti-B preformati, collegando il paziente ad una macchina mediante la quale il sangue del paziente viene ripulito dagli anticorpi che altrimenti aggredirebbero l'organo trapiantato e portato al rigetto, sostituendolo con immunoglobuline protettive. Parallelamente viene iniziata la terapia immunosoppressiva e l'infusione dell'anticorpo monoclonale, riducendo e bloccando la produzione degli anticorpi. La procedura è stata realizzata in sinergia con i medici del centro trasfusionale dell'Arnas Civico di Palermo, che hanno effettuato le sedute di aferesi e il monitoraggio del titolo anticorpale nel pre e nel post trapianto. Garantire il servizio di assistenza agli alunni con disabilità grave e difendere il diritto al lavoro delle assistenti all'autonomia e alla comunicazione che svolgono con la cooperativa sociale Nido d'Argento attività nelle scuole superiori del territorio trapanese. Sono le ragioni alla base della mobilitazione della funzione pubblica CGIL che giovedì dalle 10 alle 12 terrà un'assemblea sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori ASACOM dinanzi la sede della prefettura di Trapani. Con l'avvio delle attività del nuovo anno scolastico, dice la segretaria provinciale della FP CGIL Caterina Tusa, si è assistito alla riduzione da parte del libero consorzio comunale di Trapani, ente appaltante, delle ore di lavoro, mentre da oggi è avvenuta la sospensione del servizio per circa 40 lavoratori ASACOM su 130, con il taglio netto del supporto agli studenti con gravi disabilità. Malattie del sangue, i farmaci non farmaci che allontanano la chemio e combattono le ricadute. Ascoltiamo l'intervista a Maurizio Musso, oncoematologo della Maddalena di Palermo. Siamo alla 21ª edizione di questo appuntamento di aggiornamento di oncoematologia. È caldo, diciamo, come argomento l'aspetto dell'immunoterapia. Ci sono tutti i farmaci, li definisco farmaci, ma in realtà non hanno niente a che vedere con i farmaci. Ci sono anticorpi e anticorpi speciali, cioè anticorpi bispecifici, oltre ovviamente la immunoterapia CAR-T. E quindi l'inserimento tra poco nel nostro prontuario terapeutico di queste nuove terapie sconvolge un po' tutto quello che è il programma che fino ad ora era stato fatto per un paziente affetto da malattie oncoematologiche, pazienti affetti da linfomi, pazienti affetti da leucemie acute e a pazienti affetti da mieloma multiplo. Quindi l'obiettivo di questo incontro è sempre un obiettivo di confronto, soprattutto per dare delle indicazioni e delle condizioni
condivisioni per quanto riguarda proprio l'applicazione di questi presidi di cura. Questi sono presidi di cura molto efficaci, ma nel contempo molto costosi, e quindi occorre una pianificazione, ecco perché la necessità di confrontarsi su questi temi. Proprio per i costi, ma soprattutto per le esperienze oramai consolidate dagli studi clinici che hanno portato all'approvazione degli organi regolatori e l'immissione in commercio di queste sostanze, vengono indicate per i pazienti che hanno una malattia che si ripresenta. Purtroppo molte malattie anche ematologiche, che apro una parentesi, le malattie del sangue sono malattie rare nel contesto dei tumori in generale, rappresentano soltanto l'8-10% di tutta l'incidenza, però nel contesto di questo alcune malattie ematologiche sono più frequentemente condizionate da ripresa di malattia, dalla ricaduta. Queste fino ad ora ci si rivolgeva alla chemioterapia convenzionale o anche altre terapie più energiche. Oggi, grazie a questi farmaci, tutto questo porta una risposta in termini di terapia, e soprattutto si può sperare, se si potesse e si potrà probabilmente nel tempo anche anticipare la somministrazione di queste sostanze, anche alla cura intesa come guarigione. Sostanze come le CAR-T, che sono il capostipite di questo, e gli anticorpi bispecifici hanno rivoluzionato in pratica la possibilità di recuperare, nel senso di dare ai nostri pazienti che hanno avuto malattie che si sono ripresentate e che altrimenti avrebbero avuto pochissime possibilità di cura, grandi possibilità di cura e soprattutto lunghe sopravvivenze. Questo è un successo della medicina che dobbiamo proprio alla ingegnerizzazione di questi anticorpi e nello stesso tempo alla ingegnerizzazione delle cellule T, che sono le nostre cellule immunocompetenti. E con l'obiettivo di sviluppare relazioni sinergiche per lo sviluppo di entrambe le comunità e i territori, che ieri mattina, 2 ottobre, CNA Trapani ha organizzato un incontro con i rappresentanti istituzionali del distretto Suceava della Romania, già in Sicilia, per la manifestazione Finestra verso la Romania, organizzata ad Alcamo, alla presenza del sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, che ha voluto ospitare l'incontro istituzionale presso la sede del comune in piazza Cangemi. Entusiasta la delegazione romena presente, che a seguito dell'incontro istituzionale ha avuto modo di apprezzare alcune attrattive del territorio: il parco archeologico di Segesta, il Museo dei Cavallari con l'esposizione dei caratteristici carretti siciliani alla Trapanese e la Casa Museo di Garibaldi. Il Comune di Mazara ha pubblicato 2 avvisi per l'aggiornamento degli albi di presidente di seggio elettorale e scrutatore. Con 2 distinti avvisi pubblicati nell'albo pretorio online a firma del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, si informa la cittadinanza che sono in fase di aggiornamento l'albo unico delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di presidenza di seggio elettorale e l'albo unico delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Chi è già inserito non ha bisogno di rinnovare la domanda. Per l'ufficio di presidente di seggio elettorale, tra i requisiti c'è il possesso del titolo di studio minimo di diploma di scuola superiore, mentre per l'ufficio di scrutatore occorre avere assolto agli obblighi scolastici, licenza di scuola media inferiore. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento nell'albo di presidente di seggio scade il 31 ottobre 2023, mentre la scadenza per la presentazione delle domande di scrutatore è il 30 novembre 2023. Per il ritiro dei modelli di domanda e ogni altra utile informazione è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale comunale nei giorni e orari di ufficio.
Nella notte tra oggi, martedì 3 e domani, mercoledì 4 ottobre, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 5 del mattino, l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sarà chiusa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Partenico e Balestrate. Il provvedimento è necessario per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Il percorso alternativo è costituito dalla statale 113 e dalla strada provinciale 17. E si avvia verso la conclusione la formazione in aula del progetto Blue Marketing, organizzato da Federpesca Mazara e l'ente di istruzione e formazione professionale Futura, che prevede la formazione di esperti marketing nel settore della pesca. Ascoltiamo le interviste alle allieve Aurora Giacalone e Sara Aibouri. Allora, come espressione noi siamo molto contenti e sono tutto positivo, perché stiamo imparando tantissime cose in aula con tutti i professori molto disponibili, anche Futura come, diciamo, come ente. Come ha detto, ora stiamo finendo già, diciamo, dall'ultima spinta la prossima settimana, e poi già iniziamo lo stage nelle imprese, diverse imprese del settore ittico. E niente, cosa posso dire? Io sono contenta per questa esperienza, perché mi sta dando tantissime diciamo, elementi per poter svolgere questo lavoro come tecnico di marketing orientato al settore della pesca, e soprattutto la parte pratica, dove andremo dove possiamo portare avanti progetti che ora in aula stiamo facendo. In questa ultima fase abbiamo diversi progetti che stiamo sviluppando insieme ai professori, e penso che qualcosa che ci aprirà tante possibilità di lavorative. È stato un corso che è stato completo dal punto di vista di tutte le sue parti di formazione. Quindi abbiamo analizzato sia quella che è una parte diciamo, che riguarda direttamente la gestione aziendale e ancora di più la pesca, proprio come elemento principale del corso, come pilastro principale. È stato formativo a 360 gradi, quindi ribadisco, abbiamo analizzato tutte le fasi fino ad arrivare a quello che è la promozione tramite il digital marketing, che è quello che adesso stiamo nelle ultime fasi andando ancora a precisare e analizzare fino in fondo. È stato un corso che, soprattutto grazie alle tutor che ci hanno seguito sicuramente dall'inizio alla fine, e che ancora continuano a farlo con degli indirizzi ben precisi per la possibilità di proseguire con uno stage che sia formativo al 100%, sicuramente potrà dar sfogo a delle belle realtà e a tanto altro. Dopo un'intensa settimana di concertazione territoriale, la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, presieduta da Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, conclude con successo il proprio percorso di programmazione, e a margine degli eventi di animazione territoriale che hanno coinvolto attivamente i 10 comuni del territorio, formalizza la propria candidatura a GAL della pesca trapanese. Il lungo ciclo, fatto di 10 workshop realizzati sul territorio di riferimento, ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per il settore della pesca. Ascoltiamo l'intervista al sindaco Salvatore Quinci. Sì, siamo in una fase di ascolto, di coinvolgimento di tutti gli stakeholders, a partire dalle amministrazioni locali, i 10 comuni che sono soci e che saranno i partner principali del nuovo piano di azione che coinvolgerà la Fondazione Torri e Tonnare, quindi il GAL della pesca. E stiamo lavorando insieme a tutti i partner privati, le associazioni di categoria, coloro che sono i soci qualificati e che rappresentano gli operatori del mondo della pesca, per immaginare un nuovo percorso che parli di formazione, di valorizzazione del lavoro e quindi del pescato degli operatori economici, che parli di filiera, che parli di diversificazione nelle modalità di fare impresa. Insomma, non vogliamo
che le risorse che investiremo nel prossimo triennio siano risorse che siano spese così, soltanto perché dobbiamo spenderle, al contrario, per dare un valore aggiunto alla filiera e all'economia blu di questo territorio. Grande successo per la prima edizione della manifestazione Petrosino di mare e di vino. Tre giornate dedicate con vari momenti al vino e alla viticoltura. Dal seminario sul futuro della cooperazione nel settore vitivinicolo di venerdì 29 alla degustazione guidata sul Grillo sabato 30 fino all'attesissimo ritorno della Sagra dell'Uva e del Vino domenica 1 ottobre che dopo 20 anni è stata riportata a Petrosino attirando migliaia di presenze. Ad accompagnare le serate di gustazione di prodotti tipici, vini delle cantine petrosilene, musica e intrattenimento per grandi e piccoli in una piazza della Repubblica vestita a festa tra lucine, stand, estemporanee d'arte, suoni, colori e sapori della Sicilia. Un successo dunque che ha creato un vero momento di piazza e di comunità. E sono in corso a Marausa i lavori di recupero del relitto della nave onoraria romana, ma non ci sono ancora da parte della regione siciliana indicazioni sulla sua futura collocazione, benché la questione sia stata anche oggetto di una interrogazione della deputata trapanese Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo l'onorevole Cristina Ciminnisi. È un momento molto importante per il nostro territorio, in cui il nostro territorio può veramente aspirare, può ambire a diventare un nuovo centro culturale per la storia che ha rappresentato e che viene ancora fuori dal nostro mare. Abbiamo chiesto già diversi mesi fa che la nave di Marausa possa rimanere a Misiliscemi, nel territorio in cui è stata ritrovata. Abbiamo voglia, abbiamo intenzione di chiedere ancora al governo regionale di impegnarsi e di coordinarsi con le istituzioni locali per trovare una localizzazione, una musealizzazione che ci consenta di poter godere di quello che il nostro mare ci restituisce, della nostra storia che rimanga nel nostro territorio. A Campobello di Mazara, a novembre, la Nocellara Expo, prima sagra dell'olio e dell'oliva nocellara del Belice. I dettagli nel servizio. L'amministrazione comunale di Campobello di Mazara organizzerà a novembre Nocellara Expo, la prima edizione della Sagra dell'Olio e dell'Oliva Nocellara del Belice DOP, con l'obiettivo di valorizzare il prodotto principe dell'economia campobellese, contribuendo al contempo alla promozione del territorio anche in chiave turistica. L'iniziativa, che prevede il coinvolgimento dei comuni della Valle del Belice interessati dalla produzione della cultivar Nocellara del Belice, si articolerà in più giornate durante le quali saranno organizzate diverse attività culturali, visite guidate ai frantoi locali e cooking show. Sarà inoltre allestito un villaggio gastronomico composto da stand, casette in legno destinate alle imprese per l'esposizione, la degustazione e la vendita delle principali produzioni agroalimentari del territorio. L'amministrazione comunale pertanto invita i locali imprenditori e produttori del comparto agricolo ad aderire all'iniziativa, facendo pervenire la propria istanza di adesione gratuita entro le ore 24 del prossimo 4 ottobre all'ufficio di protocollo dell'ente o in alternativa al seguente indirizzo PEC: protocollo.campobellodimazara@pec.it. Per info, contattare l'assessore comunale all'agricoltura Biagio Stallone al numero 346-5125-267. Prenderà il via sabato prossimo a Mazara la manifestazione a carattere nazionale organizzata dall'associazione FAMU Famiglie al Museo. Come sempre, il Museo Nazionale degli Scacchi di Via Genova 23, primo e unico in Italia dal 2011, aderisce alla manifestazione con 1 o 2 giorni in cui si potrà visitare gratuitamente in modo speciale con tutta la famiglia il museo dedicato al gioco degli scacchi. Quest'anno a Mazara si avrà anche la possibilità di visitare la
mostra Le regine del museo, dedicata a tutte le donne che continuano purtroppo a rimanere vittime di violenza. Quest'anno si svolgerà il tema Apriti Museo, per porre l'attenzione sull'argomento dell'accessibilità museale, intesa come rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, e consentire il più ampio accesso e partecipazione ai luoghi della cultura. Tra i progetti speciali e le iniziative per i bambini non poteva mancare il taccuino. Non mancherà infine, come ogni anno, il concorso in cui si invitano i bambini a raccontare la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno. Questo è il programma previsto a Mazara. Sabato 7, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, visite guidate e tavolo a disposizione per disegnare. Domenica, dalle ore 9 alle 13, visita al museo e torneo di scacchi. Ed era questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito web e sui nostri canali social e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona continuazione di giornata.